Ha 26 anni, è originaria della provincia di Matera, in particolar modo di Bernalda, che evidentemente non è solo città capitale del cinema attraverso la tradizione appunto del regista Coppola, ma anche luogo dove i talenti vengono appunto segnalati nelle varie dimensioni, sotto le varie appunto forme che il talento può assumere. Si tratta della cantautrice Sara Torraco. Buongiorno a tutti, Ben grazie, trovata. buongiorno. Ecco, la tua presenza qui oggi non è casuale perché dobbiamo cercare un po' di raccontare quella che è la tua storia. 26 Certo. anni, tante esperienze che hanno e stanno onorando il nostro sud, fra queste anche una partecipazione al premio Mia Martini, che sappiamo essere un premio prestigioso e importante, soprattutto anche perché rappresenta una tappa importante nel percorso artistico di un giovane. Certo, soprattutto come cantautrice. Io ho iniziato veramente da quando ero piccolina a cantare e a formarmi poi in diverse scuole, all'università. Intanto sto finendo gli studi anche al Conservatorio di Matera. E all'inizio, diciamo, sono stata fuori per tanto tempo, tra Siena, Bologna e anche tanti progetti a Roma, però poi a causa o grazie alla pandemia sono tornata appunto a Bernalda e lì è scoccato un po' l'amore diciamo, ho riscoperto l'amore per la mia terra e mi piace davvero tanto stare, insomma, in un posto davvero tanto tranquillo e a contatto con la natura e questo è un po' il seme che ha fatto germogliare poi il mio primo album, quindi 9 brani che ho scritto e composto. E come dicevi prima, il premio Mia Martini mi ha vista come partecipante da Policore anche a Scalea, dove ho portato sia il mio primo singolo estratto dall'album che si chiama Gentilezza Kindness, questo primo singolo che si chiama Emotività e che ho portato anche al Locomotive Jazz Festival, quindi anche nel territorio pugliese, quindi nel Salento. È stata una bellissima esperienza. Adesso è uscito questo secondo singolo. A proposito di Esatto. questo secondo singolo che si intitola Indelebile, è stato Sì. lanciato ufficialmente il 4 novembre scorso e io Esatto. farei una cosa Sì. insieme, lo ascolterei almeno in Certo, parte, con l'aiuto della nostra regia. Grazie. Siamo quadri da dipingere con colori ad olio che non si vanno a sciogliere. Parliamo di un inno all'amore, assolutamente un inno all'amore, quello che tu fai, condividendolo ovviamente con un altro artista. Sì, con Manuel Brando, che è uno dei due cantanti frontman della Cricca Reggae, che è anche un gruppo appunto Conosciamo, lo che conosciamo. conosciamo del mio posto, quindi sempre bernaldese, quindi un po' tutto firmato nella Lucania. È un inno all'amore, è un inno a qualunque forma di amore, perché la libertà è un po', diciamo, presente in tanti aspetti nell'album. In questo caso, qualunque forma d'amore, in altri brani la libertà di essere se stessi, il coraggio di essere se stessi. Non a caso, appunto, il nome di Gentilezza Kindness, perché è importante conoscersi e amare se stessi per amare anche gli altri e tutto quello che ci circonda. Ecco, quello che sottolinei è un messaggio importante, attuale ed è bello diffonderlo e condividerlo con chi ci sta ascoltando, con le nuove generazioni, in un Certo. periodo in cui risulta doveroso parlare appunto di libertà, del rispetto delle libertà individuali, sicché in maniera trasversale c'è chi purtroppo viene penalizzato dalla libertà privata, anche se dovessimo pensare poi a quei conflitti che in queste ore ancora si stanno disputando purtroppo nel territorio dell'Ucraina. Certo. Vi è un altro brano invece, ti inviterei a fare una brevissima presentazione di questo Sì. brano Emotività. Questo è stato, diciamo, creato, sviluppato nel periodo della pandemia. Sì,
Il videoclip l'ho girato personalmente, quindi proprio dall'idea alla creazione all'editing del videoclip stesso. E avevo il Covid, quindi ero praticamente chiusa nella mia cameretta, per cui non avrei potuto fare altrimenti, però questo è stato da stimolo perché ho giocato su quest'idea, questi colori, questi fiori che rappresentano un po' la sensibilità che ha questo brano, quindi il coraggio di essere se stessi nonostante le fragilità che possono diventare punti di forza. E lo ascoltiamo allora, sì, lo ascoltiamo come abbiamo fatto con l'altro. Grazie. Ecco, completamente diverso dal lavoro ultimo, quello sì, che è stato lanciato il 4, quindi cerchi anche di sperimentare poi. Assolutamente sì, infatti è bello poter sperimentare e provare, come dire, dalle diversità nascono poi delle cose interessanti. E quello che deve fare la musica, è quello che deve fare l'arte, ancora pochi secondi per raccontare a chi ci sta ascoltando i prossimi progetti appunto che vorrai intraprendere o che già stai intraprendendo. Certo, allora diciamo, a parte le partecipazioni che sono state già nominate, il premio Mia Martini, il Locomotive, ci sono altri contesti in cui porterò anche brani inediti. E ce n'è già uno, Profumo di Felicità, che sarà poi un prossimo singolo che preannuncerà poi un prossimo progetto, un prossimo EP. Però andiamo con calma. Assolutamente, noi ti facciamo un in bocca al lupo. Grazie. Assolutamente. Grazie per avermi invitata. Assolutamente, è un piacere e insieme chiuderemo anche questa puntata, proprio con, sì, questi messaggi di bellezza, di unione, di rispetto del prossimo che tu hai voluto condividere in nostra compagnia. Per questo ti ringraziamo. Ringraziamo quindi Sara Torraco. Buon futuro, Sara. Grazie. E a presto. E grazie a voi come sempre per essere stati in nostra compagnia anche oggi. Vi auguriamo una buona continuazione di giornata.